siamo arrivati al primo. Adesso dobbiamo parlare del secondo. Cosa si mangia come secondo, anzi no, scusa, come contorno a Napoli per pranzo? Vai. Come contorno a Napoli si mangia molto, diciamo, i fiadelli, ad esempio, sono dei de broccoli che si mangia insieme alle salsicce, salsicce e fiadelli. È una cosa proprio originale della mia zona dove sto io, che diciamo che si coltivano qua. Comunque sono questi fiadelli. E poi per quanto riguarda, diciamo, il resto dei contorni, c'è cioè la parmigiana di melanzana, non lo so, però è pure una cosa che si sa in tutta Italia, diciamo. Poi, come contorni, fanno i carciofi fritti, fanno le acciughe messe con ricotta dentro, e impanate fritti, stamattina non ci sto un poco con la testa, Mauri, Va scusami. bene, nessun problema. Don Floriano, a lei il microfono. Se l'ho dato Gesù Cristo, buona giornata a tutti. E perché l'ho dato? Sembra assolutato. Sulle Dolomiti, almeno quelle venete della provincia di Belluno, ma penso anche in Trentino-Alto Adige, è una giornata grigia e abbastanza fredda. Siamo a meno 2-3 gradi. A parte questo freddo esterno, c'è il calore di Dio verso il mondo. Dio non raffredda mai il suo cuore. Egli continua ad amarci e il dono della vita è un segno di questo suo amore. Purtroppo noi sciupiamo e disprezziamo il suo amore, il suo dono di vita. Preghiamo dunque per poter vivere bene questa giornata, con gratitudine e umiltà e laboriosità e fraternità. Invochiamo l'aiuto di Dio per le persone, per i popoli, i paesi e le comunità più in difficoltà, in modo particolare per il martoriato popolo palestinese, di cui continuo a ricevere video veramente scioccanti, ma preghiamo anche per tutte le situazioni di guerra o di possibile guerra e di disprezzo della vita che ci sono nel mondo. Maria Santissima sia al nostro fianco. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. L'eterno riposo dona loro, oh Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Ascoltiamo dalla signora Lilia i santi di oggi. Sul libretto, quello delle letture, c'è ovviamente scritto Settimana Santa. Sul calendario, Sant'Emanuele. Va bene. Allora ci mettiamo sotto la protezione anche di questi santi di oggi, a cominciare da Sant'Emanuele. Elevazione spirituale del mattino con le parole di Novaro del 1927. Quindi è la meditazione di un coscritto di mio papà. Trascinandomi sui ginocchi, eccomi salito dove solitudine e silenzio sono l'atrio della tua casa, e la luce e il velo che ti fascia ti mostra, non ti nasconde. So che mi sei vicino, che conosci ogni mia sommessa parola e nascosto pensiero, e la certezza della tua presenza mi allarga il cuore, lo porta all'estasi. Cammino agile, distaccato dalle cose, sciolto dai pesi che mi aggravano. Franco e libero, seguo la profumata scia che si lascia dietro il tuo ventilato vestimento. Tutto è puro e immacolato intorno a te. Tutto mi è nuovo e cristallino con te, grato fino alla delizia. Mentre la sera cala sopra di me, coi richiami delle campane,
gli incensi delle chiese della Settimana Santa, sparsi per le valli e i lumi dell'oro acceso sopra gli omeri dei pastori erari e sulla punta dell'ali degli angeli. Prego. Presto il sole sarà sotto le Alpi, imbruniranno e il buio occuperà le strade. Che cosa posso offrirti alla sera? Che cosa posso offrirti alla mattina, oh mio Dio? Mentre questi occhi si aprono e le mani cercano. Fiori, fiori nati e allevati nelle serre del mio cuore, al riparo del rigore, del dubbio, dei geli dell'indifferenza altrui, annaffiati con l'acque generose del tuo amore, in un'anima di fanciullo, screziati con le tinte della mia varia e focosa passione. Coglili, oh mio Dio, cogli tutto questo, tutto ti appartiene. Sera e mattina sono tuoi miracoli. Nulla è se non oro che scende dal tuo cuore, e il sereno è lo specchio del tuo riso, oh mio Dio. In questa trasparenza luminosa leggo le tue promesse. La prima stella che traluce è l'ancora dove s'appende il mio cuore. Se mi rivolgo indietro e guardo la strada percorsa, noto buche nere, gole di lupo, trabocchetti imboscate, luoghi di travaglio e di pena, ma sorrido. Grazie, oh mio Dio, d'avermi aiutato. Fu fatta la tua volontà. Perché non ti benedirei se questa sommità dove sono non fosse premio tuo? Perché non canterei e salmeggerei a te? Chiudo gli occhi ancora, benedico ciò che mi hai dato. Veglio sulle pagine che hai scritto nella mia vita, ore serene e ore di dolore. Le hai imperlate con lacrime di gioia e di speranza, di dolore e di solitudine. Vedi, oh Signore, i pastori rientrano nelle loro capanne, gli angeli che poco fa si raccoglievano adoranti attorno al mistero eucaristico, ora sono inginocchiati. Che anche il mio cuore ti adori, inginocchiato, nel silenzio e abbia pace. Buona giornata, buona continuazione di Settimana Santa e ci sentiremo domani. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sempre sia lodato. Sempre sia lodato. Buona giornata. Grazie. Sempre sia lodato.